Bella ragazzi, sono Andrea Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. Ci ritroviamo qui ancora una volta, sempre alla ricerca delle Barenzia. Siamo arrivati a metà della ricerca, anzi abbiamo preso più della metà, se non sbaglio 13 o 14, quindi sì, ce ne manca meno della metà. Adesso sempre con questo cavallo in cui è spawnato qua davanti a me, quindi l'ho preso, quindi adesso ci facciamo un giretto. Dobbiamo trovare la fine del, cioè le ultime Barenzie, e dobbiamo scovare ancora diversi posti e poi fare tutte le cose del caso. Abbiamo ancora delle cose da vendere, ancora da più di 10 episodi, forse anche più di 20 episodi in cui abbiamo nell'inventario, in cui dovevamo vendere, però ce l'abbiamo ancora, ma faremo anche quello, una cosa con calma, e poi vedremo sul da farsi. Adesso guarderò i posti rimanenti dove trovare le Barenzie e poi possiamo continuare le ricerche. Dunque, in un posto dove forse non ci siamo stati, cioè forse sì ma non per cercare la Barenzia, è Sunderstone, e dovrebbe essere vicino al famosissimo muro di Alduin, che adesso sinceramente non mi ricordo più dov'è. Dovremmo provare a fare la cosa al retroso per di lì. Qua, vabbè, di sicuro non c'è niente. Qui abbiamo già aperto, vabbè, fa parte di una missione questa qua, quella di aprire la roba. Allora proviamo qui, anche se qua sono sicuro che non c'è, però c'era scritto muro. Forse intendevo un altro muro e non il muro di Alduin, sicuramente. Comunque, perché non lo so, il muro di Alduin è questo qua. Questo qua è il famosissimo. Mia madre è una donna forte. Non dovrebbe essere qua, anzi, proprio zero. Perché secondo me sarebbe uno dei posti dove la gente sarebbe andata più, cioè con più probabilità, visto che è uno dei posti più interessanti del gioco. Comunque no, intendevo, ma assolutamente no. Ah, a parte lui, Esbern, che è l'unico del gioco, oltre a teletrasportarsi, a parlare in inglese. Però vabbè, abbiamo fatto anche l'episodio proprio in cui l'abbiamo chiamato Esbern può, perché lui può, solamente lui, in tutto il gioco parlare in inglese, mentre tutto il resto degli NPC parla in italiano. Solo lui può. Ma va bene. Allora, il luogo si chiama Gola di Sunderstone. Però, ora, la Gola di Sunderstone noi l'abbiamo trovato? Niente, io non riesco a trovarlo. Proseguiamo con la ricerca allora. Il prossimo è l'alloggio Rovonero. Alloggio Rovonero. Trovarlo, perché anche lì c'è una Barenzia. Però adesso trovarlo. Proviamo qua. Oh, se vuoi che ti dica, qua c'è abbastanza vuoto. Poi non so se c'è qualcosa ancora di non scoperto. Secondo me qualcosina ancora di non scoperto c'è, perché c'è uno skiver lì. Ma che cazzo, quanti cazzo di skiver ci sono? No, un attimo, guarda che cazzo. Ora, perché ci sono così tanti skiver, mi chiedo. Aia, chi è che mi punge il culo? Levati. Ma c'è un altro vivo. Allora, il cavallo è sparito. Ah no, eccolo là. Dove cazzo vado adesso? Eh? Trovata. Gola di San... Ok, così a caso l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata così. Va bene. C'è un mago lì.
Nessuno può dire cosa devo fare o no. Sì, però se faccio così entro. Devo aspettare che lui esca dal buco. Dai, esci così ti posso ammazzare. Cazzo! Che culo! Ok, abbiamo un serissimo problema con il... con le magie di ghiaccio, a quanto pare. Eh no, ho la rigenerazione adesso, non puoi farmi niente. Porca puttana. Non abbiamo dei serissimi problemi, qua. Perché vedo dei altri... perché vedo della gente là? Se ritorniamo lì subito. Cacciatori? Cacciatori. Non ti avvicinare finché sei sotto l'effetto di quell'incantesimo. Ma quell'incantesimo? Ah, questo? Non è un incantesimo, è un'evocazione. Vabbè. Proprio la gente proprio è ignorante. Che non ne sa distinguere la magia bianca dalla magia nera. Certo, l'evocazione può essere considerata una magia nera. In effetti. Ok, ha fatto scattare qualcosa, ma... don't give a shit. Ah, i sassi. Là. Ma nessuna pietà non esiste. Nessuna pietà. Allora, si dovrebbe trovare vicino a un tavolo, o sopra un tavolo addirittura. Gemma dell'anima. Ma che cazzo? Permesso. Allora, borsa di monete e cura. Proprio mi serviva. Qua non c'è niente. Sì, poi anche senza volerlo ho attivato la pelle di East. Ma non va sto coso? Va bene. Un altro skiver, basta, basta. Quest'urna, abbiamo delle robe abbastanza utili fino a un certo punto. Il muschio, perché dovrei raccogliere del muschio? Vabbè, per le pozioni. Oltre a quello non serve altro. Porca troia! Per un po' di casino qua, mi dicono, eh. Ok, quello dovrebbe essere amico? Non capi... no, cazzo, non è amico questo. Pozione. Vai, vai, vai. Non è affatto amico. Ma cazzo, ma che cazzo? Allora, la... no, invisibilità prolungata, no, vigorosa. Ok, e ci facciamo anche... pozione di resistenza alla magia, vai. Aia. Ora sono più resistente alla magia in generale. Ma no, ma non è possibile, perché faccio sempre così?
C'è un po' di casino. Ok, meglio che me ne vado un po'. Non si capisce più niente. E basta. Aia, aia, aia. Non c'è posto per la tua razza qui. Ce n'è un altro là. Vabbè, ci penserà Joel. Artiglio di porco. Ma che è? Sì, forse dovrei nutrirmi un po'. Possente il ristoro e mi nutro così. Ah, ecco, ho un po' di vita almeno. Anzi, se non sbaglio dovrebbe essere anche rigenerazione. Dovrebbe essere negli effetti attivi. No, è il coso. Dove sei? La salute si rigenera più velocemente. 50. Ok, pozione della rigenerazione. Ah no, questa è della rigenerazione. Benedizione di Namira. La salute si rigenera più velocemente del 50% per 5 minuti. No, forse non è questa. Ma che cazzo. Sperare sott'acqua. Scudo dedico. Vabbè, questa. 0 secondi. Stivali pietra del cavallo. No. Fusione, fuoco interiore, soffio del fuoco, infligge anello di Namira, il vigore aumenta di 50 punti e migliora ulteriormente la salute e la sua e la sua rigenerazione nutrendosi dei cadaveri. Eccolo qua. Si sempre fortifica vigore, che però aumenta anche la salute e la sua rigenerazione, quindi non male. Cazzo, ti ho sfiorato! Sì, sono morto. Avevo un tanto così di vita, che cazzo. In realtà ho fatto... proprio sfiorata. Cazzo, devo rifare tutto, ma vaffanculo. Vabbè, Joel, quando tu hai voglia di... Vabbè, quando lei ha finito di fare... di giocare allo Yeti... può anche venire. Qua secondo me è caduto la cosa, perché qua prima c'era. Ma non c'è proprio. Secondo me è caduto da qualche parte, forse. No. Vabbè. Tanto i soldi non ci mancano. F5, perché mi scordo sempre di salvare, sempre. Oppala. Che te. E ora avanti. Se ricomincia con il casino. Ale, forse dovrei farlo adesso con la pelle di este, così almeno. Mi nutro. E Ale! Ah certo? Ma certo! Ma certo, ma fai con comodo! Meno male che ho salvato, cazzo. Sì, non pensavo di morire così. Va bene. Ancora questo skiver, basta! LOL. Mi ha dato l'oro adesso. Incredibile. Aia! Cazzo. Sì, dovrei anche ricaricare la spada, però. Da breve. Vai. Vedi che lo sfioro. Oh, salve. Cazzo,
Ho preso lì la cosa, come che si chiama? Ma porca troia, levati, io mi incazzo. Adesso mi incazzo, sul serio. Oh, ma che cazzo. È questo, sì. Non è possibile. Ma quanta vita c'è sta qua? Aia, aia. Sto capendo un ca... Chi è che mi sta sparando? Cazzo è che mi sta continuando a lanciare i razzi? Ma è quello? Ma io ti distruggo. Siamo morti insieme. Ma che cazzo è? Evochiamo coso, tanto fa schifo lo stesso. Cazzo. Troia. Senti, basta. Basta. Giusto, uso questa. No, dai, non è possibile. Ah, adesso e adesso come fate, eh? Cazzo. No, non puoi più sfuggirmi ora. Cazzo. Non potete più sfuggirmi, vi mangio tutti. Che cazzo è? Vai, 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 è stordita. Sì, però sì. Se questo non corre. Porca miseria. F5, subito. Seduta stante. Dobbiamo riaprire questo. Un ristoro. Mia madre è una donna forte. Ciao. È stata lei a insegnarmi come combattere con la spada. Te lo immagino. Se è qua si torna indietro, se dobbiamo entrare per di là qua. Sì, qua dove ci sono le cose, ma l'abbiamo già presa. Cosa fate? Eh no. Giusto. Strumento di imbalsamazione. Adesso vediamo se è qua la Barenzia. O forse l'abbiamo già presa. Non lo so, ho sempre questi dubbi, cazzo. Sai che forse qua l'abbiamo già presa? Non lo so, questo...
Ho questo ricordo. Ok, dovrebbe trovarsi qua. No, ma l'abbiamo già presa, guarda. Quanto ci scommetti che abbiamo già presa? Stregone del fuoco, ma io ti distruggo. Non è vero. Ok. Andiamo a prendere. Che culo! Nutriti subito. Vai, 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 vai. Sarà debole, una sega. E questa parte? Non ci siamo mai stati qua. Questa parte, o sbaglio? Un'ametista, che non fa mai male. Un granato. Prendilo. Qua tanti fogli, calamai e penne. Ah, ho capito, si sbuca da qua. Ok. Vabbè, tanto. Oppala! Sfiorato. Ok, andiamo a prenderci la Barenzia. E basta. Sì, perché prendo contro il tasto del mouse sulla tastiera e quindi continua. Jol, se mi chiudevi ancora dentro. Andiamo a prenderci questa cazzo di Barenza, che non ne posso più. Non vedo l'ora di finire. Di fare queste ricerche che guarda. Scusa, anche se tu non c'entri nulla, ti mangio lo stesso. Anche tu. Ti ho mangiato a te, sì, ti ho mangiato. E tu? Non mi sembra, no. Ma l'ho fatto adesso. Ok, ecco. Messaggio? Siamo a 19. Sì, perché c'ho il cellulare qua vicino e c'è qualche interferenza. Non so bene di che cosa si tratti. Tanto di messaggi sicuramente non ne sono. Ancora, che palle. Sembra che abbiamo fatto tutto. Sì, queste sono cose comunque che a me tanto non interessano. Oh, hai rotto le palle. Un attimo. Perché continui a fare così? Ma porca puttana. Lo fai ancora? Vabbè, almeno siamo riusciti a prendere. Aspetta, dove cazzo stiamo andando? Ok. Sono riuscita. Io non so, non è. Poi tra l'altro non l'ha mai fatto, questa interferenza, quindi non saprei. Vabbè. Comunque, io direi che per questo episodio direi che è tutto. Lo so che abbiamo fatto poco, però. Vabbè. E dovevamo andare alla ricerca delle Barenze. Beh, alla fine ci sono state. Abbiamo trovato questo famoso luogo. Ora il prossimo è quello dei Rovonero, se riesco a trovarlo. Ma lo faremo nel prossimo episodio, sempre se lo troverò. Comunque, direi che per questo episodio di Skyrim è tutto. E se queste interferenze non finiscono, giuro che le picchio adesso. Non è possibile. Cos'è lo metto distante così? Fa ancora rumore? No, non lo fa più. Vabbè.
Ragazzi, direi che questo episodio di Skyrim è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti, allora lo fai apposta. Che cazzo, dove vai? Che ti mette? Cioè, adesso l'ho messo distante. Poi, boh, non so perché ci sono delle interferenze così. Allora, dicevo, per questo episodio di Skyrim è tutto. Ma lo fai apposta? Cioè, non vuoi che finisco l'episodio? Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale di Scrooby, se volete venire aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, mettere un bel pollicino in su se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando di dire anche la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Skyrim e alla ricerca delle Barenzia. Bella!